58.000 euro raccolti lo scorso anno, un traguardo importante che per l'edizione 2018 si punta a superare per destinare più fondi al progetto di ricerca legato allo sviluppo della biopsia liquida per la cura dei bambini con neuroblastoma. Sono questi i buoni propositi della seconda ed attesissima edizione di Buonissimi, l'evento di beneficenza promosso dall'associazione Open Onlus con il sostegno della Fondazione Giuseppe Marinelli e della Fondazione Pino Daniele Trust Onlus. L'appuntamento è per il 18 giugno prossimo a partire dalle 20.30 presso le Rocce Rosse dell'Oiz Bay Hotel di Vietri sul Mare. Con la raccolta si continuerà a sostenere il progetto di ricerca triennale denominata Biopsia Liquida per la cura dei bambini con tumore. Una festa in nome della vita che nasce da un gruppo di volontari e che cresce grazie alla partecipazione di oltre 100 artigiani del gusto, i quali alleteranno l'evento con creazioni culinarie esclusive, ma anche da artisti e musicisti di grande elevatura. Allora il progetto, partiamo da questo che è lo scopo principale, tratta della biopsia liquida per i bambini malati di tumore, una possibilità in più di diagnosi poco invasiva per trovare subito eventuali recidive o eventuali comparse di altri tumori, quindi è oltremodo importante sia per i bambini che ovviamente per i genitori che li assistono. Grazie alla ricerca dobbiamo dire che abbiamo sempre più bambini guariti, e tant'è vero che solo in Italia oggi se ne contano 45.000, quindi finanziare la ricerca è un impegno che deve vedere tutti schierati e disponibili, perché è il futuro dei nostri figli, ma proprio dell'umanità. Buonissimi 2018, quest'anno sarà, credo, meraviglioso, perché la location è unica, le Rocce Rosse dell'Oiz Bay Hotel, con una disponibilità della famiglia Marinelli, devo dire veramente assoluta e completamente pro bono. E ci tengo a dirlo perché tante sono le chiacchiere in merito. E vedrà impegnati tantissimi chef stellati. Avremo il piacere di avere ospite anche Filippo Lamantia, oltre Gennarino Esposito, ovviamente nostro principale sostenitore, e tantissimi chef grazie ai quali si può realizzare questa iniziativa, perché grazie a loro se riusciamo a mettere su tutto questo ambaradan. E avremo anche co-partner insieme alla Fondazione Marinelli la Fondazione Pino Daniele Trust Onlus, che si occupa di tutta la parte artistica dell'evento. Quindi io invito tutti a partecipare per sostenere essenzialmente la ricerca scientifica, ma anche per godere di una serata che sarà unica e particolare nel suo genere.